Rossella, Ettore, come nasce il vostro amore per l'arte? Io compro sostanzialmente pezzi di me. E questa è la chiave, la mia collezione è una rappresentazione di me. La casa del collezionista vive anche di oggetti, di mobili, di spazi, e quindi la fotografia è il cuore della sua collezione, ma gli va insieme anche altri elementi che dialogano. C'è un forte processo di identificazione con l'immagine. E poi tu stesso con le tue opere, con i tuoi lavori, hai un costante dialogo, perché raccontando parti di te importanti, certo, fungono da specchio, no? Riuscivo a capire che lui sta mandandomi a fare una collezione, voleva essere autonomo, quindi agli inizi mi giravano anche un po' le scatole, cioè io cercavo sempre di agguantarlo, quindi in realtà era una sorta di dominio.